Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata del Festival del Classico legata al lavoro. Adesso abbiamo come introduzione i ragazzi del Liceo Gioberti di Torino che ci danno qualche spunto e poi partiamo con il dibattito. Prego. Prospettive economiche per i nostri nipoti. In questo momento siamo affetti da un grave attacco di pessimismo economico. È cosa comune sentir dire dalla gente che è ormai conclusa l'epoca dell'enorme progresso economico che ha caratterizzato il secolo XIX, che adesso il rapido miglioramento del tenore di vita dovrà rallentare, che nel prossimo decennio è più probabile un declino anziché un fiorire della prosperità. In questo saggio, tuttavia, il mio scopo non è di esaminare il presente o il futuro immediato, ma di sbarazzarmi delle prospettive a breve termine e librarmi nel futuro. Quale livello di vita economica possiamo ragionevolmente attenderci fra un centinaio di anni? Quali sono le prospettive economiche per i nostri nipoti? Vi sono buoni elementi per ritenere che, nel giro di pochissimi anni, potremmo essere in grado di compiere tutte le operazioni dei settori agricolo, minerario e manufatturiero con un quarto dell'energia umana che eravamo abituati a impegnarvi nel passato. La rapidità stessa di questa evoluzione ci propone problemi di difficile soluzione. Siamo colpiti da una nuova malattia di cui alcuni lettori possono non conoscere ancora il nome, ma di cui sentiranno molto parlare nei prossimi anni, vale a dire la disoccupazione tecnologica, il che significa che la disoccupazione dovuta alla scoperta di strumenti economizzatori di manodopera procede con ritmo più rapido di quello con cui riusciamo a trovare nuovi impieghi per la stessa manodopera. Ma questa è solo una fase di squilibrio transitoria. Visto in prospettiva, infatti, ciò significa che l'umanità sta procedendo alla soluzione del suo problema economico. Mi sentirei di affermare che da qui a 100 anni il livello di vita dei paesi in progresso sarà da 4 a 8 volte superiore a quello odierno. Ne vi sarebbe nulla di sorprendente alla luce delle nostre conoscenze attuali. Non sarebbe fuori luogo prendere in considerazione la possibilità di progressi anche superiori. Giungo alla conclusione che, scartando l'eventualità di una guerra e di incrementi demografici eccezionali, il problema economico può essere risolto, o perlomeno giungere in vista di soluzione, nel giro di un secolo. La nostra evoluzione naturale, con tutti i nostri impulsi e i nostri istinti più profondi, è avvenuta al fine di risolvere il problema economico. Ove questo fosse risolto, l'umanità rimarrebbe priva del suo scopo tradizionale. Sarà un bene? Se crediamo almeno un poco nei valori della vita, si apre perlomeno una possibilità che diventi un bene. Eppure io penso con terrore al ridimensionamento di abitudini e istinti dell'uomo comune, che gli sarà chiesto di scartare nel giro di pochi decenni. Pertanto, per la prima volta dalla sua creazione, l'uomo si troverà di fronte al suo vero, costante problema. Come impiegare la sua libertà dalle cure economiche più pressanti? Come impiegare il tempo libero che la scienza e l'interesse composto gli avranno guadagnato per vivere bene, piacevolmente e con saggezza? Eppure non esiste paese o popolo, a mio avviso, che possa guardare senza terrore all'era del tempo libero e dell'abbondanza. Per troppo tempo, infatti, siamo stati allenati a faticare anziché godere. Per ancora molte generazioni l'istinto del vecchio Adamo rimarrà così forte in noi che avremo bisogno di un qualche lavoro per essere soddisfatti. Faremo per servire noi stessi più cose di quante ne facciano di solito i ricchi d'oggi e saremo fin troppo felici di avere limitati doveri, compiti e routine. Ma oltre a ciò
Dovremmo adoperarci a far parti accurate di questo pane, affinché il poco lavoro che ancora rimane sia distribuito fra quanta più gente possibile. Turni di 3 ore e settimana lavorativa di 15 ore possono tenere a bada il problema per un buon periodo di tempo. 3 ore di lavoro al giorno, infatti, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi. Saremo infine liberi di lasciar cadere tutte quelle abitudini sociali e quelle pratiche economiche relative alla distribuzione della ricchezza e alle ricompense e penalità economiche che adesso conserviamo a tutti i costi per la loro incredibile utilità a sollecitare l'accumulazione del capitale. Naturalmente continueranno ad esistere molte persone dotate di attivismo e di senso dell'impegno intensi e insoddisfatti, che perseguiranno ciecamente la ricerca a meno che non la ricchezza, a meno che non riescano a trovarvi un sostituto plausibile. Il ritmo con cui possiamo raggiungere la nostra destinazione di beatitudine economica dipenderà da 4 fattori. La nostra capacità di controllo demografico, la nostra determinazione nell'evitare guerre e conflitti civili, la nostra volontà di affidare alla scienza la direzione delle questioni che sono di sua stretta pertinenza e il tasso di accumulazione in quanto determinato dal margine fra produzione e consumo. In questo frattempo, non sarà male por mano a qualche modesto preparativo per quello che è il nostro destino. Ma soprattutto guardiamoci dal sopravvalutare l'importanza del problema economico o dal sacrificare alle sue attuali necessità altre questioni di maggiore e più duratura importanza. Se gli economisti riuscissero a farsi considerare gente utile, di competenza specifica, sarebbe meraviglioso. Grazie mille, queste erano le parole scritte grossomodo 100 anni fa da Keynes. Adesso dobbiamo ragionare su quale sarà il lavoro dei nostri nipoti e ne discutiamo insieme al professor Aldo Schiavone, che è uno degli storici italiani più tradotti al mondo, ha insegnato nell'Università di Firenze dove è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza, con il professor Stefano Zamagni, che è professore ordinario di Economia Politica dell'Università di Bologna, e con Silvia Sciorilli Borrelli, che è corrispondente italiano del Financial Times da Milano. Allora, partiamo dal professor Schiavone. Cosa faranno i nostri nipoti e come vedi tu la rivoluzione del lavoro? Dunque, io vorrei prima innanzitutto dire, io non so chi ha scelto questo testo di Keynes che vi è stato letto, ma è un testo bellissimo, bellissimo. È anche un testo in qualche modo anomalo, ma questo ci importa poco nel pensiero di Keynes, perché Keynes non amava molto fare queste proiezioni sul futuro. Voi sapete, c'è una sua famosa battuta che dice: l'unica cosa che si sa dei tempi lunghi è che saremo tutti morti. Per dire, insomma, è inutile lanciarci. E invece in questo testo lui prevede una cosa molto importante. Prevede una cosa molto importante. E cioè che l'incremento tecnologico avrebbe prodotto una rivoluzione nel modo di lavorare. Che poi vediamo dove secondo me lui non coglie fino in fondo. Ma fermiamoci su questo punto. Il salto tecnologico, lui non si esprime in questi termini, lui immagina piuttosto una progressione in continuità, mentre invece non è stato così poi nella storia. La storia c'è stata una progressione in continuità fino agli anni Ottanta del XX secolo, poi c'è stato un salto, un balzo tecnologico. La storia della tecnica procede così, procede per salti improvvisi. La rivoluzione industriale di 2 secoli prima era stato un salto improvviso. In pochi decenni cambiò il mondo. Qui è accaduta la stessa cosa. In pochi decenni è cambiato il mondo, è cambiata la storia del mondo, il volto del mondo. Come si dice, proprio il modo con cui la tecnica formatta il mondo, diciamo così. Cambiamento, saltato,
tutta un'altra cosa. Il prima è come azzerato, è come azzerato. Prima della rivoluzione industriale, tutto quello che succedeva nelle campagne era socialmente ed economicamente decisivo. Dopo la rivoluzione industriale, tutto quello che succede nelle campagne in Occidente diventa storicamente quasi influente e improvvisamente portato ai margini della storia, della scena della storia. Cosa conta invece? L'industria, le grandi fabbriche, il grande sistema industriale, con tutto quello che c'era intorno, naturalmente, dal punto di vista delle professioni anche non operaie, intellettuali e così via. Oggi quel mondo lì, che è iniziato con la rivoluzione industriale, è finito. È finito. Perché insisto su questo? Perché quasi sempre gli storici e anche gli economisti, Zamagni me lo permetterà, non hanno o almeno non esprimono con chiarezza quello che secondo me è invece un punto decisivo, il cambio d'epoca, il salto, quello che dico, il salto. Questo salto è dettato dal cambiamento nella storia della tecnica. Ma la tecnica ha questo di particolare nella storia, che non compare mai da sola sulla scena del mondo, è sempre indistinguibile da un fascio di rapporti sociali. La tecnica compare sempre all'interno di un modo determinato sociale di produrre, quindi compare sempre dentro un contesto sociale. E il contesto sociale nel quale la tecnica ha compiuto questo balzo a cui mi sto riferendo è il modo di produzione capitalistico. Un salto all'interno, diciamo, della forma storica del capitale. Quindi noi vediamo un grande cambiamento del modo capitalistico di produrre, dentro il quale c'è un salto tecnologico. Se vogliamo capire, dobbiamo, come dire, tenere insieme, distinte e legate queste due cose. La rivoluzione sociale, il salto di qualità tecnologico, che, ripeto, non ci appaiono mai disgiunti nella vita, nella concretezza della nostra vita e anche, diciamo, nell'analisi che fa lo storico. Appaiono sempre intrecciate insieme queste due cose. Bene, e noi dobbiamo imparare, come dire, a vederle insieme e a tenerle anche in qualche modo distinte per capire e per orientarci. Questo salto in questi termini Keynes non l'aveva previsto, ma aveva previsto qualcosa di molto importante che noi abbiamo verificato, che stiamo verificando, e cioè che il cambiamento tecnologico, la tecnica incorporata nel modo di produzione, avrebbe, come dire, cambiato radicalmente e trasformato, nel senso di emarginato, il lavoro materiale produttore di ricchezza, che invece nel modo di produzione capitalistico che abbiamo conosciuto fino a 40 anni fa era determinante. In termini sociali che cosa significa? Che ha fatto sparire la classe operaia dai paesi tecnologicamente avanzati. Questo ha avuto delle conseguenze sociali gigantesche, Ne indicherò soltanto una, poi mi avvio a chiudere. A quel modo di lavorare, quell'operaio, quello diciamo dei grandi sistemi di fabbrica, grandi masse di operai, grandi sistemi di fabbrica, non devo dirlo a Torino, è la storia della città. Era legato una idea di eguaglianza, un modo di essere uguali, il modo di essere uguali, diciamo, della tradizione socialista. Quel modo di essere uguali, quella proposta di eguaglianza, nasceva da una dilatazione, da un irradiamento culturale del modo di lavorare degli operai in fabbrica. Fino al punto che nei modelli costituzionali più avanzati si sono sovrapposte la figura del cittadino e la figura del lavoratore. L'articolo 1 della nostra Costituzione cosa dice? Noi dovremmo saperli a memoria, quei primi tre articoli, eh? Cosa dice l'articolo? L'Italia è una repubblica
fondata sul lavoro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per i padri costituenti lavoratore e cittadino sono due figure sovrapponibili. Pensate un po'. E dire che, come dire, come dice la nostra Costituzione, all'articolo 3, che tutti i cittadini sono uguali, non solo sono uguali di fronte alla legge, ma che la Repubblica promuove anche un tipo di eguaglianza sociale, cioè si sforza di rimuovere gli ostacoli che impediscono all'eguaglianza di essere un'eguaglianza non solo formale ma effettiva. L'articolo 3, capoverso della Costituzione, che cosa significa? Significa che le figure di cittadino e di lavoratore si confondono, perché il cittadino è il lavoratore e il lavoratore, se è un lavoratore, come dire, emancipato, se è un lavoratore che vive in un contesto democratico, il lavoratore è cittadino. Bene, questa equazione si spezza, ora si sta spezzando, se non si è già spezzato. Noi dobbiamo imparare a distinguere figure di la cittadinanza dai problemi del lavoro, dal modello di lavoro. Perché il lavoro che si sta costruendo adesso, che sta venendo fuori adesso, è un lavoro che non eguaglia più, che non crea più masse, come dire, eguagliate, unificate dalla ripetitività, dalla serialità, dallo stare insieme, materialmente insieme, 8 ore o 10 ore in grandi sistemi di fabbrica e in città che ripetono quel modello e enfatizzano quel modello. Tutto questo è finito. Nascono un nuovo modo di lavorare. Un nuovo modo di lavorare. Finisco. Poi magari se c'è tempo ritornerò con questo. Con due elementi, uno quantitativo, uno qualitativo. Noi dobbiamo tenere presente che questo significa, da un lato, che è quello che diceva Keynes, occorre meno lavoro per produrre ricchezza, meno lavoro materiale, meno lavoro umano. E lui si ferma su questo. Dobbiamo aggiungere anche che occorre diverso lavoro, non solo meno, ma diverso lavoro, ma altro lavoro qualitativamente. Ecco, che il lavoro, diciamo, astratto degli economisti classici, di Ricardo, anche di Marx, non c'è più il lavoro seriale, ripetitivo, sempre uguale a se stesso, divisibile infinitamente. Non c'è più. Non c'è più. È ridotto ai margini dei processi produttivi e della scena storica e sociale. Emergono invece, bisogna usare il plurale, altri tipi di lavoro non unificati né socialmente né economicamente né storicamente. Questo è un intero universo da esplorare. Quindi meno lavoro, certo, meno lavoro, ma anche, e forse questa è la cosa ancora più importante, lavoro diverso, lavoro qualitativamente diverso. Questi due dati, quantitativo e qualitativo, combinati insieme, hanno conseguenze sociali, ma anche culturali enormi, perché il vecchio lavoro, diciamo, operaio, aveva prodotto una cultura straordinaria, aveva prodotto una grande cultura, non solo quella, diciamo, strettamente, diciamo così, del socialismo, ma ha prodotto una grande cultura che aveva penetrato il mondo cattolico, aveva penetrato l'intero sistema delle democrazie del XX secolo. Quel mondo non c'è più. E noi siamo come degli apprendisti in un universo che si sta, come dire, appena schiudendo davanti a noi. Ci vuole, per venirne a capo, per orientarci, ci vuole, come dire, intelligenza e soprattutto ci vuole studio, studio, studio. Grazie mille, professor Schiavone. Il professore ha tirato dentro la visione degli economisti e quindi, professor Zamagni, proviamo a vedere il mestiere dei nostri nipoti e soprattutto, visto che in platea abbiamo tanti studenti che stanno costruendo il loro percorso di studi, vediamo come essere preparati, in base alla tua visione, al mestiere tanto dei nostri figli e poi dei nostri nipoti. Grazie molto, buonasera a tutti, grazie per l'invito e complimenti per questa iniziativa per la quale ormai il Circolo dei Lettori di Torino è diventata famosa nel nostro paese. Allora, entro allora nel merito. È vero,
Keynes non poteva prevedere quello che poi è successo. Teniamo presente che il suo testo viene da una conferenza svolta nel 1930 a Madrid. L'anno prima era successa la grande crisi, la prima grande crisi del capitalismo moderno. E riflettendo sulle origini di quella crisi, Keynes, intelligente qual era, e anche saggio, oltre che intelligente, scrive quello che cui ora il professor Schiavone ci ha rappresentato. Diamo presente che Keynes era stato influenzato positivamente, in quanto scritto, da John Stuart Mill, il grande filosofo ed economista inglese, John Stuart Mill, siamo a metà dell'Ottocento, il quale aveva già anticipato, prima ancora di Keynes, l'idea dello stato stazionario, quando dice: non è possibile continuare a crescere, siamo a metà dell'Ottocento, la rivoluzione industriale era iniziata qualche decennio prima in Inghilterra, però non possiamo continuare a crescere a quel ritmo, perché dobbiamo arrivare ad uno stato stazionario, che in termini da economista vuol dire che il tasso di crescita netto del PIL deve essere zero, cioè si produce per ricostituire le scorte, eccetera. Perché? Ma perché dovremo il tempo restante dedicarlo a soddisfare, lui scrive, John Stuart, bisogni di natura spirituale, e usa proprio questo termine. Keynes, che era inglese e quindi aveva studiato sui testi di John Stuart Mill, da par suo reinterpreta questa tesi. Ora, Keynes non poteva prevedere perché? Perché non poteva, e non c'era nessun segno premonitore che facesse pensare a quel che di lì a poco, cioè poco, qualche decennio sarebbe successo: globalizzazione e terza rivoluzione industriale. Voi sapete che globalizzazione e terza rivoluzione industriale iniziano a metà e fine degli anni 70 del secolo scorso, e Keynes era già morto appunto da tempo, eccetera. Perché Keynes conosceva la internazionalizzazione delle relazioni economiche, la mondializzazione delle, ma non la globalizzazione, che è una cosa qualitativamente diversa, anche se devo dire gli economisti, insomma, avete capito, continuano a dire cose, non so perché la verità storica è quella che è, ma continuano a insegnare cose parzialmente corrette e quindi sbagliate, facendo credere che la globalizzazione sia una prosecuzione naturale di quanto esisteva. Non è vero niente, perché la globalizzazione nasce da un atto di natura politica. Novembre 1975, nel castello di Rambouillet, vicino a Parigi, si tenne il summit, il primo summit dei G6, dei sei paesi più avanzati. L'Italia era uno dei sei, assieme a Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Francia, Germania e Italia. E in quell'occasione i sei capi di Stato e di governo presero la storica decisione di avviare quel processo che di lì a poco sarebbe stato chiamato globalizzazione. La parola globalizzazione viene coniata nel 1983, prima non esisteva, e viene coniata da un giornalista e tuttora vivente americano che si chiama Theodore Levitt. Quindi se a Levitt gli dite che la globalizzazione c'era anche prima, vi denuncia, dice: come? Io ho inventato la parola per significare che si trattava, e voi capite la novità della globalizzazione, che oggetto di transazione non sono soltanto gli output, cioè le merci prodotte, i servizi, ma anche gli input, e precisamente l'input di lavoro e l'input di capitale. Poi anche alcuni diritti umani fondamentali sono stati resi oggetto di transazione, pensate al commercio degli organi umani, che sono legalizzati. E il commercio degli organi umani oggi movimenta un flusso di affari superiore a quello delle droghe, per intenderci. Quindi è chiaro che questi due nuovi fatti, globalizzazione, terza rivoluzione industriale, internet per intenderci, che è la parola che caratterizza la terza rivoluzione industriale, hanno cambiato non solo i metodi di lavorazione, ma hanno cambiato, come dire, il modo con cui il lavoro umano viene considerato. Perché? Perché con la terza rivoluzione industriale viene introdotta l'automazione.
Poi bisogna aspettare la quarta rivoluzione industriale che comincia all'inizio di questo secolo perché l'automazione a sua volta venga superata da cosa? Dall'intelligenza artificiale. E molti confondono, perché l'automazione tende a sostituire i muscoli, le braccia del lavoratore. L'intelligenza artificiale tende a surrogare o a sostituire l'intelligenza. E questo è oggi la novità per i giovani che vedo qui. Perché i giovani che vedo qui sono nati nel bel mezzo o all'inizio della quarta rivoluzione industriale. E quindi è chiaro che se l'automazione ti fa risparmiare tempo di lavoro, inteso nel senso che ha descritto il professor Schiavone, l'intelligenza artificiale è altra cosa. E allora qual è il punto che giustamente angoscia i giovani per le ragioni che è facile immaginare? Un modo molto semplice per chiarire il punto. Pensiamo alla struttura del cosiddetto mercato del lavoro di prima e a partire dagli anni 70, cioè dall'inizio dei due fenomeni di cui ho fatto parola poc'anzi. La struttura del mercato del lavoro di prima poteva essere rappresentata efficacemente da una piramide. La base rappresentava i lavori semplici, umili, per i quali non c'era bisogno di studiare molto. Poi uno continuava a investire sul proprio capitale umano, studiando, e saliva. Il vertice della piramide rappresentava i livelli dell'alta dirigenza e le imprese non avevano bisogno di tanti, avevano bisogno di pochi che pensassero, i capi azienda, e che per via poi, secondo il principio taylorista del principio di gerarchia, davano ordini a chi stava sotto. E la zona intermedia della piramide rappresentava la classe media, e alla quale si accedeva con un titolo di studio, chiamiamolo la laurea. Tu studiavi fino alla laurea, eccetera. Oggi questa rappresentazione è sbagliata e nessuno ha il coraggio di dirla. Ecco perché la gente dopo non capisce. Perché oggi la struttura del mercato del lavoro non è più di tipo piramidale. Può essere rappresentata con un'immagine che è quella della clessidra. Qui non c'è la lavagnetta, però immaginate di vedere una clessidra, com'è fatta. La base inferiore è più o meno uguale a quella della piramide. Capite il senso? Dov'è la differenza? Che non c'è più una base su un vertice, ma c'è una base superiore, perché nella clessidra. E quindi vuol dire che oggi i luoghi di produzione di qualsiasi organizzazione produttiva, dalle imprese di tipo capitalistico o altre organizzazioni, non possono accontentarsi solo di pochi che pensano per tutti, ma hanno bisogno di tanti che pensino, perché il processo innovativo richiede un concorso di abilità, come si dice, e di disposizioni particolari. Ma la seconda differenza è nella zona intermedia. Nella clessidra la parte intermedia è stretta, che vuol dire che tu quando arrivi alla laurea non hai più i lavori. Questo che bisogna far capire. Per cui chi arriva alla laurea o ha la possibilità e la capacità di andare su, allora il dottorato di ricerca e questo e quell'altro, e quindi arrivi ai livelli alti, perché le imprese, io abito a Bologna, voi sapete che Bologna è stata la regione attualmente a più alto tasso di innovazione tecnologica, è uscita ieri l'altro la statistica europea, la prima regione d'Italia è la settima in Europa, perché se seguite la... E quindi è chiaro che le imprese chiedono lavori. E uno dice, ma guarda che ci sono, ma noi quelli lì non li possiamo prendere, perché non sanno scrivere gli algoritmi, perché l'intelligenza artificiale funziona con gli algoritmi. E per scrivere gli algoritmi non è che bisogna essere dei geni, però bisogna saper fare. E l'università non ti insegna a scrivere gli algoritmi, perché ci vuole ulteriori studi, io non entro nei dettagli tecnici perché non è questo il momento, eccetera. Quindi vedete il paradosso, da una parte ci sono quelli che cercano il lavoro, e le imprese che non riescono a produrre abbastanza perché non hanno abbastanza lavoratori. Nella città di Bologna sono indietro di 2.500 persone che verrebbero assunte nel giro di poche ore se avessero la qualificazione appunto adeguata. Ecco allora qual è il punto. Che queste novità, soprattutto la terza e la quarta rivoluzione industriale, stanno... Questo spiega politicamente la crisi della classe media. Perché oggi la classe media è in crisi? Vedete gli esiti elettorali. Questo
perché la classe media è rappresentata da quelli che ad un certo punto, come si diceva ai miei tempi, io sono molto vecchio, e dice arriva la laurea e poi sei a posto, perché si pensava che il mutamento tecnologico avvenisse ogni 25, 30, 40 anni, quindi per il restante tempo di vita lavorativa eri a posto. Ma oggi non è così, perché il mutamento tecnologico ha una durata media di un anno e mezzo. Quindi se anche tu arrivi alla laurea in quel momento sai e non continui, dopo un anno e mezzo tu sei di nuovo diventato obsoleto e quindi non ti prendono. Questo, capite, pone un problema. Che fare? Questo è l'aspetto della diagnosi, però bisogna arrivare alla terapia, perché tutti in Italia soprattutto sono bravi a fare diagnosi, cioè a diagnosticare il male, quello che va a fare l'analisi. Ma già purché qualcuno comincia a dire allora cosa facciamo? Perché è possibile farlo. Ecco perché non bisogna essere pessimisti. Qui l'amico che era qua, se non ricordo il nome, ha detto pessimismo, ha sbagliato. Lui voleva dire misoneismo. Misoneismo è una parola greca molto bella. Sapete cosa il misoneista chi era? Quello che diceva, non si può fare niente. La signora Thatcher aveva coniato l'acronimo TINA, che vuol dire There is no alternative. Non c'è nessuna alternativa. Il misoneista è quello che dice non si può cambiare, perché così non è vero niente. Chi è misoneista o è uno che non capisce o è un delinquente. Scegliete voi. Perché è un delinquente? Perché evidentemente ha interessi nascosti. Perché se fa credere agli altri che non si può cambiare, avete capito da soli. Oppure non se ne intende, non capisce. Perché pensa, cioè non sa che c'è quel salto di cui ha parlato Schiavone prima, cioè la grande trasformazione. Pensa che quella attuale sia uno stadio evolutivo rispetto a quello. No, c'è una coupure, dicono i francesi, una rottura, un punto di rottura. Ecco allora la questione qual è, e così mi avvio a concludere questo primo round. Cosa è possibile fare? Per stare alla metafora, bisogna che nella parte centrale della clessidra, che si è ristretta, che vuol dire che ci sono pochi lavori lì, sapete voi quanti avvocati cosa fanno? Fanno gli amministratori dei condomini. Dove abito io, l'amministratore del condominio è un avvocato. E gli dico, ma tu, come dire? E dice, se voglio mangiare devo abbassare. Per cui quando tu sei in quel punto o vai sotto e fai i lavori umili, di chi risponde, quelli che rispondono ad esempio ai call center, sono tutti laureati, tutti, tutti e tutte, ci sono in prevalenza ragazze laureate, e uno dice tu stai lì al call center ad alienarti, alienazione di secondo grado, 9 ore al giorno, dicendo recitando per cosa? 900 euro, è vero o non è vero? Perché dopo un po' che tu non riesci a mettere a frutto il talento acquisito, oppure, come ho detto prima, hai la forza di andare su. Allora bisogna ingrossare la parte intermedia. E cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo abituarci a capire che i nostri modelli di consumo, cioè la struttura dei nostri, non può continuare ad essere basata sui beni privati e sui beni pubblici. Questo è l'errore, perché ci sono due altre categorie di beni di cui noi come esseri umani, ognuno di noi, ha bisogno, però non riusciamo a produrre. Sono i beni relazionali e i beni comuni, quelli che in inglese vanno sotto il nome di commons. Cioè allora il punto da dire, da farci veicolare tra la gente, il messaggio da far arrivare alla politica, agli altri livelli, è che bisogna ridurre il consumo dei beni privati, perché ne abbiamo troppi. E stiamo morendo, non stiamo distruggendo l'ambiente. L'ambiente non è distrutto dai beni relazionali e neanche dai beni comuni, ma dai beni privati. Voi sapete qual è lo spreco, ad esempio, della fast fashion, la moda veloce, cioè dei vestiti, eccetera, che è la seconda dopo il petrolio causa di inquinamento. Pensate allo spreco alimentare. Noi siamo primi in Europa come spreco alimentare. Noi italiani siamo i più spreconi. Quando si va in giro in certi tavoli internazionali ci prendono anche in giro, perché dice siete vergognosi e poi dopo avete il coraggio di dire che ci sono alcuni che
non hanno da mettere, come si dice, il pranzo assieme alla cena e così via. Ecco allora il punto, bisogna che cambi, però è chiaro che bisogna che cambi il modo di produzione. Perché? Perché è chiaro che con i beni relazionali, con i beni comuni, tu non hai più la possibilità di fare una estrazione di surplus, di sovrappiù, che poi diventa profitto, o meglio, extra profitto. Perché il profitto è una cosa normale e ragionevolissima. Quello che non è ragionevole è l'extra profitto. Bisogna arrivare, altrimenti non ci sarà niente da fare. È inutile che ci illudiamo. In altre parole, bisogna capire che cambia la composizione organica dei nostri consumi. Il bello è che di quelle, perché se io dico, pensate al paradosso della felicità, ma la felicità è determinata dai beni privati e dai beni pubblici, solo un pazzo può dire così, un ignorante può dire così, perché ormai lo sanno tutti, purché siano in buona fede intellettualmente e onesti, che la felicità dipende dai beni relazionali, cioè dalle relazioni intersoggettive che tu stabilisci in diversi contesti, da quello iniziale familiare a quello poi lavorativo. La stessa cosa per i beni comuni. I beni comuni non sono né beni privati né beni pubblici. Quindi adesso si applica una logica che è diversa. Tant'è vero che la prima ad occuparsene in maniera rigorosa è stata Elinor Ostrom. Perché? Perché non era un economista. È morta purtroppo. Americana, lei era una scienziata politica, antropologa meglio ancora, e quindi lei che ha nel 1990 pubblicato quel libro fondamentale, che però in Italia non bisogna farlo circolare, mai far sapere le cose, se no come si fa? Bisogna sempre manipolare la testa della gente, perché se gli fai sapere tutto la gente potrebbe cominciare a pensare con la propria testa, in quelle, ed era un'americana che poi ottenne il premio Nobel dell'economia, pur non essendo economista. Lo ottenne nel 2004 e dopo un po', per un attacco cardiaco, forse era avanti con gli anni, se n'è andato. Il titolo del suo libro è Governing the Commons, che vuol dire governare i beni comuni, che sono forme di governance che occupano il tuo tempo e che hanno il vantaggio di appunto ristabilire le relazioni orizzontali tra le persone e soprattutto di produrre benessere, eccetera. Ecco allora questo primo punto d'arrivo, se vogliamo esserci, altrimenti continueremo a piangerci addosso che mancano, che è vero che mancano, ma mancano perché non li vogliamo creare. Chi l'ha detto che i posti di lavoro si devono creare solo nella produzione dei beni privati e dei beni pubblici? Provate a dare una risposta, non c'è. Questa è una scelta o ideologica o di valore. Allora però bisogna avere il coraggio di dirlo. Quindi non si venga a dire che non è possibile cambiare la situazione. Io sono certo che non ci vorrà molto prima che a questo si arrivi. Grazie. Grazie mille, professor Zamagni. Abbiamo introdotto il tema del cambiamento e quindi chiediamo a Silvia Cerilli Borrelli, che ha scritto recentemente un libro, L'età del cambiamento, come ridiventare un paese per giovani, di provare a rispondere alla domanda che ha messo nel libro, cioè noi dobbiamo ridiventare un paese per giovani. Come? Allora, intanto grazie mille. Naturalmente se io avessi la risposta avremmo risolto i problemi dei giovani di oggi, il problema del mondo del lavoro, è quello che i professori appunto hanno appena detto, che parte dalle trasformazioni che viviamo da decenni e che sono ancora in atto. Pensate alla trasformazione appunto digitale, tecnologica e anche quella ambientale, come questa cambierà il lavoro nei prossimi anni, cioè probabilmente i lavori che esistono oggi, i lavori a cui ha aspirato la mia generazione, a cui aspirano i ventenni di oggi, non saranno i lavori che poi a cui aspireranno o che potranno fare ad esempio i miei figli. Quindi la domanda naturalmente è complessa e ha mille sfaccettature, però la prima cosa che direi è forse la prima provocazione, visto quello che hanno detto anche i professori, riguarda appunto l'incontro tra
la domanda e l'offerta di lavoro. In queste trasformazioni che abbiamo vissuto vediamo anche un primo cambiamento fondamentale, e cioè che una volta la laurea era il punto d'arrivo, perché grazie alla laurea poi si aveva accesso ai mestieri, al posto di lavoro, che molto spesso, nella maggior parte dei casi, anzi, rimaneva lo stesso per tutta la vita. Per i giovani di oggi, e quindi la mia generazione, chi è nato negli anni Ottanta e anche i ventenni di oggi, la laurea è un punto di partenza, nei casi in cui rappresenta un punto di partenza, perché poi se guardiamo i dati vediamo che esistono anche tantissimi laureati, e già in Italia sono meno rispetto agli altri paesi europei, disoccupati, e sappiamo che i disoccupati, la disoccupazione giovanile in Italia è più alta di quasi tutti gli altri paesi europei e sicuramente degli altri paesi del G7. E quindi questo, io credo, ci porta ad interrogarci necessariamente su un qualcosa che però richiede anche un cambio culturale di mentalità in Italia, perché la laurea è diventata praticamente un riscatto sociale per le famiglie. Appunto, quando il lavoro era un'altra cosa, quando il lavoro e il lavoratore coincideva con il concetto di cittadino, la laurea non era per tutti. E per quelle persone, per quelle famiglie che non hanno avuto accesso agli studi universitari, negli anni successivi, con il benessere economico più diffuso, la laurea è diventato, diciamo, è diventata una forma di riscatto sociale, così come anche i licei, ad esempio. E quindi adesso ci troviamo quasi all'automatismo, dove dopo le scuole medie, se sei uno studente mediamente bravo, vai al liceo e poi prosegui andando all'università. Andando all'università a studiare cosa? Tendenzialmente, visto che anche sull'orientamento siamo molto lacunosi, quello che ti piace. Poi però, andando a guardare i dati, quelli che sono, diciamo, quelle che erano le lauree che una volta davano accesso a determinati mestieri e anche a un certo tipo di benessere economico, ad esempio l'avvocato, lo dico da laureata in legge ed ho anche fatto l'esame di stato d'avvocato, quindi non ho nulla contro gli avvocati, però appunto sono diventati troppi e molto spesso, come diceva il professor Zamani, fanno l'amministratore di condominio. Se guardiamo i dati, il 24% dei laureati in giurisprudenza è disoccupato. 30 anni fa, 40 anni fa sarebbe stato inimmaginabile pensare che una laurea in legge sarebbe stata inutile. Oggi è necessario chiedersi, devono andare tutti all'università e le lauree tradizionali, le lauree umanistiche sono per tutti? E soprattutto, quanto è importante che poi la laurea e l'università metta a contatto con il mondo del lavoro? Purtroppo questo in Italia manca. Cioè non si parlano i mondi della formazione e del mondo del lavoro, e questo inevitabilmente crea un vulnus. Cioè nel mondo anglosassone si studia di meno, sicuramente la formazione è anche di livello inferiore rispetto ad ottime scuole pubbliche ed università pubbliche italiane, i contenuti sono più superficiali, e sono cresciuta in America, ho fatto una scuola americana e un'università italiana, quindi lo posso testimoniare in prima persona. Però nel mondo anglosassone i giovani sono meno disoccupati, hanno più inventiva, sono portati a pensare che possono tutto. Si sviluppa uno spirito, diciamo, di imprenditorialità, di capacità anche di correre il rischio rispetto al mondo del lavoro, che in Italia non siamo abituati a maneggiare. E quindi, secondo me, la domanda fondamentale, soprattutto se ci poniamo in un'ottica di transizione e di futuro, è capire come riuscire a mettere il mondo della formazione, dei licei e poi dell'università a contatto in maniera virtuosa con il mondo del lavoro. Perché poi è inevitabile che se i nostri ragazzi escono dall'università più tardi, mediamente, degli altri, a 25-26 anni, e poi lì inizia il valzer degli stage molto spesso non retribuiti, e dopo di questo, e questo chiaramente riguarda le leggi sul lavoro, il mondo del lavoro italiano, tutte le crisi economiche che si sono susseguite e probabilmente che abbiamo ancora davanti, anni e anni di precariato, è chiaro che poi quella condizione di essere giovane in Italia diventa uno stato di fatto che si protrae nel tempo all'infinito, ed ecco che poi abbiamo appunto i famosi bamboccioni, che però
io credo che nella maggior parte dei casi non sono bamboccioni, ma sono semplicemente persone, trentenni, che non hanno la possibilità di fare altre scelte, quelle scelte che i nostri genitori e che i nostri nonni, grazie al lavoro, hanno potuto fare in tempi, tra virgolette, più normali, molto semplicemente perché il lavoro era il punto di partenza rispetto alla realizzazione personale e sociale della persona. Adesso il lavoro sta diventando il punto di arrivo e quindi se il lavoro diventa il punto di arrivo è inevitabile che in quegli anni fondamentali tra i 25 e i 40 in cui la maggior parte dei nostri nonni e genitori ha potuto fare altre scelte, comprarsi una casa, accendere un mutuo, sposarsi, fare figli, i giovani di oggi questo non lo possono fare. Questo non lo possono fare, ma non significa che non lo vogliono fare, perché questo è stato l'altro grande equivoco di questi anni, cioè concentrare la narrazione su quei giovani pigri, sdraiati, che non hanno voglia di mettersi in gioco, di fare gavetta. Invece se noi andiamo a vedere quelle che sono le storie della maggior parte dei giovani, sono giovani che sono disposti altro che a lavorare 3 ore al giorno, che le lavorano anche 10-12 con dei contratti precari, in alcuni casi senza contratto, per pochi euro al giorno. E nel libro, tra l'altro, questo sondaggio, questo studio l'ho citato, la maggior parte dei giovani, secondo, almeno secondo questo studio di Proger Index che ho citato nel libro, sono anche disposti a fare dei lavori meno qualificati rispetto alle loro qualifiche di studio, pur di fare esperienza e se fa curriculum. Quindi io credo che ci siano delle energie là fuori che sono importanti e soprattutto che potrebbero permettere a questo paese di ripartire e anche di accompagnare la transizione. Però credo che sia fondamentale che mondi che adesso non si parlano iniziano a parlarsi e soprattutto che ai giovani, quando sono bambini, quando sono ragazzi, gli vengano illustrate le possibilità che hanno di fronte. Cioè i giovani non devono essere portati a credere che solo se fanno il medico o l'avvocato hanno un posto nella società o hanno un valore. Perché noi siamo un'economia manifatturiera con un settore turistico fortissimo e leggiamo sempre più spesso sui giornali che non si trovano più artigiani, che le industrie manifatturiere non trovano operai specializzati, che mancano i fabbri, che mancano i litografi, sono figure professionali che non esistono più, che una volta esistevano e diciamo erano figure professionali che si creavano grazie alle scuole a cui questi giovani andavano. Adesso noi abbiamo deciso di nobilitare soltanto il lavoro intellettuale, soltanto i lavori a cui si accede da laureati, senza però curarci di quella transizione che, come dire, ha inceppato il meccanismo, perché le lauree una volta e anche i programmi universitari, me lo consentiranno i professori qui presenti, in alcuni casi non permettono di, diciamo, avere accesso a dei mestieri che sono molto diversi rispetto ai mestieri che si facevano una volta e su cui quei programmi universitari in molti casi sono disegnati. E quindi ci troviamo in mezzo a un guado dove vediamo che c'è una transizione, sappiamo che adesso i giovani e i lavoratori di oggi hanno bisogno di qualità che sono diverse rispetto alle qualità che si chiedevano ai lavoratori di una volta. Cioè una volta se parlavi l'inglese era già un di più, adesso i ragazzi devono avere le soft skill, parlare l'inglese, magari il francese, aver fatto 17 stage, aver fatto un'esperienza di volontariato, avere la laurea, avere il master, insomma aver viaggiato in giro per il mondo, conoscere il coding. Si chiede ai ragazzi e ai lavoratori del futuro molto di più rispetto a quello che si chiedeva loro prima, e questa transizione va necessariamente gestita, perché se ci poniamo nell'ottica dei nostri nipoti, di chi sarà giovane tra 50 anni, vediamo adesso quanto velocemente cambia il mondo con la tecnologia, con tutto quello che viviamo quotidianamente. Cioè il 2022 è stato molto diverso dal 2020, che è diverso rispetto al 2018, sono passati soltanto 4 anni. Se questo è il passo a cui cambia il mondo, è necessario che ci adeguiamo a questo passo, ma dal mio punto di vista, per forza di cose, ponendoci in un'ottica diversa, sia da un punto di vista appunto della formazione, ma soprattutto mentale e culturale,
rispetto a quella che è la nostra percezione del lavoro e delle generazioni giovanili.